storia che vi sto per raccontare è proprio una storia di Conan. Ed è ambientata a Troia. Nel senso che una città che si chiama diversamente per una storia del genere mi viene difficile immaginarla. A Troia erano tutti felici, come si fa a non essere felici a Troia? E erano tutti felici perché a Troia, Troia era una città bella, opulenta, ricca, non c'era la crisi, si trovavano i pozzi di petrolio così. Troia era una città stupenda, anche perché era governata bene, ed era governata da un re che era Priamo e una regina che era Ecuba, e che si aveva un rapporto di coppia che era fantastico. Tant'è vero che avevano 40 figli e non c'era televisione. E sapevano sempre che fare. Ma uno di questi figli si chiamava Paride. Paride era bello, riccioluto, tipo nordico, va, non mi fa simpatia. Ma su Paride, appena vide Elena, cude futre, che non è una parolaccia, ma è una passione di sangue, un colpo di fulmine che nasce tra i due immediatamente. Menelao sta già in mezzo, perché non era uno proprio dall'intelligenza sorgiva, non capisci assolutamente niente. E i due si mettono a tavola, mangia tu che mangio io, mangia tu che mangio io, intanto allora ci facevo occhiolino, a Paride che rispondia, Menelao non capisce niente, stava già. Un giorno dopo, Menelao si riviglia, quello che faccia colazione, accappatoio, cose, eccetera. Elena! Cennuccio! Paride! Cennuccio, Nuccio che risponde, Elena, Paride! Si scoprì solo, cornuto e mazia. A chi giù punto? A chi giù punto? Che succede? O pigliano i diavoli, ovviamente a Menelao, e bacia da usata Agamennone. Io ho detto Agamennone, il più grande re mafioso della storia, il boss dei boss, mamma santissima di mamma santissima. Va da Agamennone, che abitava ad Arcore. No, scusate, mi sbagliamo. Argo. Abitava ad Arco. Ad Argo c'era sta casa di Agamennone, che era bellissima, era una villa stupenda, bellissima, no? Era chicci di cattivo gusto, però bella ragna. Ed era tanto bella perché era fatta tutta con i soldi riciclati. Perché Agamennone era nel pessimista delle comunicazioni. Ad esempio, l'alta velocità, come faceva Agamennone? TAP, che significa trasporti Agamennone veloci. E poi, soprattutto, era nel business appunto delle strade, non solo su rotaie. La statale 106, chi l'ha fatta? Agamennone. E a Salerno, Reggio Calabria, coefficie? Agamennone. Per chi su, debbono ancora finire? Perché Agamennone l'ha fatto. E per chi su fanno un chilometro ogni 90 anni. La Salerno, Reggio Calabria, tra l'altro, è una strada bellissima. Ma è talmente bella. Se voi ci andate, ad esempio, a Natale, voi potete stare sulla Salerno Reggio Calabria e giocate 5-6 giorni a palle di neve, perché tanto ci mettono gli spazzaneve ad arrivare sulla Salerno Reggio Calabria. Poi che succede? Pigliate un gancio traino, lo mettetelo allo spazzaneve, e ci fate un schilifte. Poi arriva Santo Stefano, arriva Capodanno, che giochi è, i ferri funiro e Aitin da torni a casa. Ed estate. D'estate, se le non giocate, è stupendo. I caselli diventano tutti stabilimenti balneari. Tu arrivi a Mercato San Severino Beach, ci mintuti che tu pigliettino e ti donano direttamente a cuffio, costume e bagno. Ah, uno sgarro del genere! Mo facciamo una guerra per tutti quei. E come facciamo questa guerra? Facciamo questa guerra, come si fanno le risse? Chiamammo tutti gli amici nostri, tutta la banda nostra. Chiamaro o professore, ecco poteva essere un professore, sentite un nome avvolgente, Ulisse. Ulisse era uno che aveva studiato, non è che aveva fatto la quarta elementare, era analfabetico. Questo aveva fatto l'università, aveva fatto le masterclass, era uno psicologo finissimo, un professore. E poi chiamarono uno, palesciato, biondo, che sapirà, scrivere un Dio, e si chiamava
Achille. Mossa killer, un vagabondo, vanitoso, poi stava sempre già che mi mento, che non mi mento, tanto è vero che al c'erano gli dei come stiano, tanto è vero che aveva sta casa di moda tutta importante, infatti aveva corazze fashion, aveva spade di Dio, è una cosa terribile, e si affilava, si credeva con Dio. Ma si affilava tanto, chissà, ma aveva un problema, ripeta. Ma io non capisco perché, si vede, e si girava tutti gli ortopedici da Grecia, non lo risolvevo, il suo problema. Ma io non capisco perché si greci abbiano tutti i problemi, ripeto. Ma c'indera naccio che io non canuscio, ma uno entro e mia canuscia, che si chiamava Edipo, per l'appunto, che aveva un problema, ripeto. E per questo problema, ripeta, si fingia un complesso tanto! Tante! Tanto è vero che voi credete che ho complesso di tipo, è un complesso di tipo psicologico, analitico, interiore. No! Un complesso di tipo è un complesso a ripeta! Sono questo è importante perché costituiva pure un legittimo impedimento. Ma perché? Perché Edipo aveva pure un processo perché aveva ammazzato papà. Ma per suo problema di bene che facevano complesso tanto che costituiva un legittimo impedimento, aveva un problema quindi gli chiamano. E al suo processo gli chiamano chiano. Un processo era breve, inversamente proporzionale. Io gli chiamo. Un processo breve, io gli chiamo. Agamemnon, non è che ci hai fatto venire qua e noi stiamo qua già, che avevamo facciamo qua, non ho capito. Allora, chiedimo a qualcuno che sa, e quel che sa, intervenisse a dirimere la questione. Scusate, Agamemnon, mi permettete una parola? Professore, voi siete padrone in casa mia, cosa mi volete dire? Ma, prego, vi volevo dire questo. Ma se voi ammazzate questa figlicetta, che tanti figli si fanno e si disfano con una certa facilità, voi, Agamennone, diventate o più randa da storia. Voi diventate o più potente. Voi vi studiano la scuola. Fanno i film su di voi. Pronto? Clit? Ma manda Ifigenia che io l'ammazzo. Piglia Ifigenia, ha messa su quello cavallo, e Ifigonia con i suoi capelli bruni, i suoi occhi neri, salutò la mammina e via, clopete. Arrivò nella baia dell'Aurea. E già, Agamennone, mamma santissima e cuore di cane, a pigliare la scannarò. Viva! Perché a me mi chiamano Rosario Petra Santa. Chi tu che ammazzi Cristiana Petrate? Amperaturi voglio diventare e un generale voglio fare. Ed era vero, perché Don Saro ci disse che facia imperatori e che facia generale, basta che ci donava a figlicetta Assuntina. Assuntina era come uno sciosciò ai vento quando a calura t'ammazza. Assuntina si chiamava così perché nasce un giorno l'Assunta, quando portano la Madonna Romana. E la Madonna, che per noi calabresi è sempre mamma, cammina sopra l'acqua e incontra un figlio, Gesù. Si incontrano, si inchinano e si casano. Ecco, Assuntina era nato per un giorno l'Assunta. Assuntina si chiamava pure Vucchicetta, perché aveva una mucca piccola e fresca. E quando passava Ezza si faceva un profumo che tutti quanti, i schetti e i zitiati, si affacciavano da alcuni e cominciavano a dire: passa Assuntina, sentito profumo, passa Assuntina, un profumo. E chi lo profumo, chi e tutti, piacia a Don Saro. Don Saro, che abitava casa ai pacioni, cumuriati, che ti scantano un cuore. Da oggi, questa è casa tua. E lo stesso rispetto che hai avuto per me, ora, lo devi a Don Saro, che è tuo padre e padrone.
e Don Sarovin, e ci poi ha una mano sulla spalla, ad Assudina. Ad Assudina, ci ha mangiato, ci ha devorato tutta intera, perché Don Sarovin si era via appetito, e Don Sarovin mangia, e Don Sarovin mangiava, e Don Sarovin mangiava e minava, colpi d'amore, e minava, e Assuntina, Assuntina si arricciliva, s'ammutava, si scantava, e si intriva, ma Don Sarovin di sin d'accorgia, continuava a minare, colpi d'amore, e dominava, e ci diceva, ti piace, Assuntina, ti piace, o ti dissa netta, mamma, o ti piace, Assuntina, e dai, che ti piace, e giuminava, e Assuntina ferma, stringi una pezzaretta rossa, rossa, lo primo sangue, sangue che benedicio, sangue che partorio, sangue che se levavo, sangue che seppellio, e giuminava, e già stringi, 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 e già, Assuntina, sin da io. La mafia oggettivamente si può definire il senso misterioso della paura, che l'uomo famoso per delitti o per forza brutale fa sentire ai deboli, ai pusillanimi e ai quietisti. Ora capisco perché tutti vogliono diventare famosi. Tu chiedi a un bambino, bambino, che cosa vuoi fare da grande? L'astronauta? L'avvocato? Il medico? L'ammiraglio? E il bambino ti risponde. No, io voglio diventare famoso. Ah! Così come capisco perché tutti vogliono andare su un'isola. Io mi chiedevo, ma che minchia ci vanno a fare su un'isola? Vanno sull'isola perché vogliono diventare mafiosi. E mica fanno l'isola degli onesti, no? Onesto sa di sfigato, chi vuole diventare onesto? Vuoi mettere onesto con mafioso? Capite? Mafioso famoso. Stesso suffisso, è un codice segreto per parlare tra di loro. Grande fratello, risponde capo bastone. Famiglia onorata, taci. Un nemico ti ascolta, oppure mafioso famoso diventa addirittura una parola d'ordine. Cuore! Amici! Lascia passare, cosa noscia è! Capocontabile, c'è posta per te! Oppure sottovoce, fatti gli affari tuoi, che volevi? Applausi! E che è una festa italiana, eh? Chi vuole essere milionario? È un bando di concorso interno alla mafia per l'affiliazione. Basta rispondere a qualche piccola domanda, come un quiz, e diventi mafioso, beh, mafiosetto. Per diventare famoso, proprio mafiosone, beh, devi essere un tronista. E il bando di concorso è aperto a uomini e donne. C'è una mafia condicio, come dire, l'illegalità è uguale per tutti. L'importante è non dire mai io canto. Beh, potresti far pensare un pentito. Ricordate, il codice, anche tu potresti possedere un X-Factor. Onorata società, sarà banda, fattoria, clan, magna magna. E quelli che devono crescere si faranno domani campioni, picciotti d'onore. Quindi tutti vogliono diventare famosi perché vogliono diventare mafiosi! Statale 106. Una lunga strada che corre tra gli olivi. Taglia a metà la nostra anima e si tuffa verso il mare. Quel mare che sembra immobile, che dispara l'orizzonte, che si perde in luminose lontananze. Quel mare nasconde anni, secoli di profonde immersioni, remoti continenti inesplorati, cose, persone, storie. Il nostro eroe non ha un nome da eroe, si chiama Nicola. Un viso lineare, i tratti morbidi, una verità che traspare dallo sguardo, in una felice incontinenza dell'anima. Ed è nato a Reggio Calabria, lungo la statale 106, quella strada che corre tra gli olivi, taglia a metà la nostra anima e si tuffa verso il mare, terra di eroi e di errori.